E allora, volevo ragionarci sopra con chi si occupa di salvataggi in mare, tra gli altri ci sono anche, c'è anche Emergency, anzi ultimamente purtroppo c'è stata quasi esclusivamente Emergency, visto i blocchi su altre navi. La nave Life Support di Emergency ha appunto operato nuovi salvataggi, ma è stato anche al centro di alcune polemiche, alcune questioni. Insomma, ragioniamoci bene insieme con il vicepresidente di Emergency, Alessandro Bertani. Benvenuto, bentornato su Play. Grazie Alessio, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, vorrei partire un attimo dai fatti prima di ragionare appunto sui temi. Che cosa ha fatto e che cosa sta facendo in questi giorni la Life Support? È stata protagonista di una missione, ma è stata anche protagonista di una richiesta respinta rispetto a un secondo salvataggio, così? Sì, è così. Dunque, la Life Support è arrivata un'ora fa circa al porto di Marina di Carrara, dopo aver fatto un salvataggio nel corso della quinta missione. Eravamo a 15 miglia nautiche dalla costa della Libia, abbiamo ricevuto una segnalazione appunto di intervenire per una barca in distress. Una barca era un gommone molto piccolo con a bordo 55 persone, per cui vi lascio immaginare quanto fossero ammassate, non funzionava più, cominciava a imbarcare acqua. Insomma, il solito scenario che abbiamo visto: le persone avevano molti le gambe in acqua, c'era un fortissimo odore di benzina, infatti poi un miscuglio diciamo letale tra benzina e acqua salata provoca ustioni, quindi questo era quello che abbiamo trovato. Siamo intervenuti in coordinamento chiaramente e siamo riusciti a portarli in salvo. Operazione conclusa, si è avvicinata una barca non identificata con a bordo persone armate che ci hanno mostrato appunto le armi e fatto capire che non eravamo graditi. Dopodiché abbiamo chiesto l'assegnazione di un posto sicuro, come si chiama, per lo sbarco delle persone e le autorità italiane ci hanno assegnato Marina di Carrara, a 650 miglia nautiche da dove eravamo. Quindi 3 giorni e mezzo di navigazione che sono diventati poi 3 giorni e mezzo, anche perché la rotta che avremmo dovuto seguire a largo della Sicilia orientale non era praticabile perché le condizioni meteo erano avverse, avrebbero messo ulteriormente a rischio comunque, no? La nave, le persone a bordo, i naufraghi, e quindi abbiamo dovuto passare al rossetto di Messina e poi finalmente siamo arrivati a Marina di Carrara. Però insomma, l'assegnazione di un porto sicuro, che continua per noi a rimanere un punto cruciale, ci sembra così lontano, ci sembra semplicemente una crudeltà nei confronti delle persone che sono appena state salvate da una situazione molto molto difficile. Sì, esatto. Ovviamente. E, insomma, sembrava insomma che se lo fossimo lasciati dietro questa questione con l'assegnazione di alcuni porti più vicini nelle scorse settimane, e invece evidentemente la politica... Non c'è mai spiegazione, Alessio, non c'è mai una spiegazione della ragione per la quale venga assegnato un porto così, così lontano. È in palese violazione delle convenzioni internazionali che richiedono che il posto sicuro sia il posto più vicino, dove tu possa portare le persone salvate nel più breve tempo possibile. E a proposito di violazione delle norme internazionali, c'era anche questa altra questione, ovvero la richiesta di intervenire anche per andare incontro ad un'altra imbarcazione in difficoltà che era registrata nella zona, ma appunto secondo il decreto, non quello Cutro che forse verrà approvato in questi giorni, ma quello precedente relativo alla migrazione, è stato definito appunto illegale, ma appunto in contrasto con le norme internazionali, operare più missioni di salvataggio nello stessa, insomma, una dopo l'altra. Prima bisogna rientrare ogni volta in porto. Voi avete chiesto appunto di poter raggiungere un'altra nave e vi è stato detto di no, se ho ben capito. Sì, e poi fra l'altro è un'imbarcazione che sono diventate poi alla fine due nel corso delle ore. C'è stato detto di rischi senza ritardo verso il porto di Marina di Carrara. Abbiamo chiesto rassicurazioni più volte, sia via mail che al telefono, che ci fosse qualcuno che si stesse occupando dei salvataggi, ma non abbiamo mai avuto risposta né da Roma né da Malta, ma alla fine si vede che la nostra assistenza ha portato comunque Malta a intervenire, a far intervenire due mercantili che sono riusciti poi a portare in salvataggio le persone e a portarle a Malta. Questo sembrerebbe essere il primo intervento coordinato da Malta nel 2023.
Però capite che non sono, i mercantili non possono essere in caso di estrema no, emergenza, chiaramente possono intervenire, ma non sono le imbarcazioni più adatte per condurre questo tipo di operazioni perché hanno murate molto alte, non sono attrezzati per fare questo tipo di attività. E quindi rischiano di mettere ulteriormente a repentaglio l'incolumità delle persone che si trovano in difficoltà. Esatto, cioè ben venga quando intervengono, però non può essere chiaramente il Comunque perno. ci sono mezzi che danno la disponibilità per farlo. Chiaro, chiaro, come era questo il caso e non è andata così. Chiaramente attorno a tutto questo non c'è soltanto, come dire, la risposta pratica, ovvero andare a salvare persone in mare o fare richiesta, ma c'è anche, insomma, la volontà di far capire molto chiaramente la propria posizione e lo fa appunto Emergency come parte anche del tavolo asilo e immigrazione che riunisce una lunga lista di enti ed organizzazioni. Si vuole proprio osteggiare, si vogliono osteggiare alcuni punti del decreto Cutro. Appunto, fino adesso abbiamo parlato, se vogliamo, delle conseguenze del precedente decreto, ma tra i vari emendamenti, tra i vari punti centrali del cosiddetto decreto Cutro, ce ne sono molti di piuttosto discutibili. Insomma, che cosa criticate in particolare? Critichiamo semplicemente l'approccio che la soluzione proposta a quello che l'ha originato. No? Non dimentichiamoci che il decreto Cutro è venuto dopo la morte di un centinaio di persone, arrivate a poche decine di metri dalle coste italiane. Quindi, se un intervento andava fatto, secondo noi era un intervento per chiarire meglio la catena di comando degli interventi di soccorso, perché questo pare essere stato il vero problema, no? Quindi forse il primo passo da fare era quello. Poi che si inaspriscano pure le pene per i trafficanti, per gli scafisti. Ma abbiamo già 2.500 forse di più scafisti nelle nostre carceri, ma non è quello il tema. Il tema è intanto come intervenire e portare in sicurezza le persone e non farle morire a poche decine di metri alle nostre coste. E poi vanno creati dei canali legali di immigrazione se si vuole combattere davvero il fenomeno migratorio e almeno in una prima fase di, appunto, no, di attuale, ma no, bisogna avere l'occhio più lungo. Noi sono anni che lo ripetiamo, queste persone non è che vengono per sport nel nostro paese, queste persone scappano da situazioni insostenibili. I racconti che sentiamo anche dalle persone salvate, poi sono gli stessi che cerchiamo di raccontare in tutti questi anni, sono di persone che scappano da gravissime violazioni dei diritti umani, dalle guerre, da persecuzioni, da torture, da violenze, che hanno passato anni in carcere in Libia, dove hanno visto di tutto, no? Corpi ammassati, gente morire, stupri, insomma, cioè, come si può pensare di chiudere gli occhi, di voltarsi dall'altra parte quando queste persone stanno vivendo situazioni di questo genere? Quindi o si interviene per rimuovere le cause che portano le persone ad abbandonare il loro paese di origine. Io vi assicuro che nessuna persona lo fa a cuor leggero, cioè, tutti non vorrebbero lasciare il proprio paese nativo, no? E se lo fanno semplicemente perché sono costretti a farlo, mettendo a repentaglio la loro vita nell'incertezza totale, ma che è un'incertezza che comunque vale molto di più della certezza di morire. Chiaro, chiaro. E tra l'altro l'enorme rischio che corrono è anche questo dovuto principalmente a norme che impediscono un ingresso regolare. Questo è, insomma, un punto su quale siamo tornati spesso. Mi concentrerei qui in realtà su un elemento che mi sembra quello più contestato tra quelli che si vogliono far passare con il decreto Cutro, ovvero la rimozione della protezione speciale. Adesso non sappiamo effettivamente se si andrà in questa direzione o meno, ma parliamone un secondo. È un altro errore perché se si vuole togliere questo per sostituirlo con un altro strumento di regolarizzazione, di legalizzazione della presenza sul territorio, se ne può parlare, ma se la rimozione tout court avrà come effetto semplicemente quello di creare maggiore clandestinità e illegalità. E che cosa significa questo? Significa consegnare delle persone che hanno trovato per fortuna una salvezza, no? Dalle situazioni dalle quali scappavano in Italia, significa consegnare queste persone all'illegalità, per cui alla criminalità che si sia organizzata o meno, quindi dal lavoro nero fino alla manovalanza appunto per la criminalità organizzata, perché come si può, non tutti riescono a, come dire, la gran parte lo fa, ma non tutti riescono a
trovare un modo e delle motivazioni per poter sopravvivere nel nostro paese. Alla fine il tempo passa, nessuno offre prospettive e quindi il rischio di creare maggiore illegalità c'è, quindi è proprio una manovra sbagliata. E siamo un po', agli slogan di tempi passati che pensavamo di non sentire più, no? Esatto, direi di sì. E visto che parliamo appunto di slogan, vorrei provare a ragionare anche su un elemento, se vogliamo, più culturale, filosofico, ma molto importante attorno a questa, a tutti questi temi, a tutte queste vicende. Io leggo tutte le mattine le prime pagine dei quotidiani e molto spesso leggo discorsi molto critici di questo decreto, di questo tipo di politica, appunto, di chiusura dei confini, di protezione dei confini e tutto quello che ne consegue. Però intravedo anche intravedo anche una goccia di cinismo che, insomma, vedo con un certo sguardo critico, ovvero tutta la connessione tra il ruolo dei migranti per la nostra economia. Ieri si titolava sulla stampa: i migranti salvano le pensioni, e oggi anche si ragiona di come il lavoro femminile viene supportato anche dal lavoro migrante. E sono certo che siano tutte cose vere, tecnicamente, dati veri e propri, però non vorrei andare, insomma, a me sembra un po' strano sovrapporre la crescita economica, la salute economica dell'Italia con il salvataggio di vita in mare. È vero che sono paradossalmente allineati, ma insomma mi sembra strano porre un po' l'accento su questo tema e non appunto sulla sopravvivenza di queste persone. Non so cosa ne pensate. Ma io penso che sia un approccio razzista, molto semplicemente, perché di quali migranti stiamo parlando, per esempio? Di quelli che scappano dall'Ucraina o di quelli che scappano dall'Africa? No, perché l'attenzione su questi migranti, su questo trattamento, viene riservato a chi scappa dall'Africa. E allora mi sembra un approccio che non sia molto rispettoso dei diritti umani, no? Primo. Secondo, si parla di queste persone come se fossero dei beni, dei fattori di produzione. E non è giusto. Questo è sicuramente, come dire, un effetto che potrà diventare una risorsa, ma non si può avere un approccio alle persone semplicemente perché sono utili. Perché è un approccio profondamente sbagliato e razzista. Bene, allora vedo. Discriminatorio delle persone e non rispettoso della dignità delle persone. Esatto, quindi insomma vedo che la mia preoccupazione non era così isolata, individuale. Vedo che c'è uno sguardo più condiviso su questo tipo di ragionamenti, appunto, un po', insomma, più che discutibile ormai, possiamo dire. Purtroppo non abbiamo più il tempo di ragionare su altri temi. Abbiamo raggiunto le 9:51 minuti. Sarebbe stato bello soffermarsi ad esempio su quello che sta vedendo Emergency dal Sudan in questo momento, visto che Emergency è appunto attiva anche in questo paese e c'è la connessione ovviamente direttissima con le migrazioni, da quali situazioni scappano molto spesso le persone, ad esempio dall'Africa, ad esempio da situazioni come quelle che vediamo in Sudan adesso. Ma purtroppo, insomma, mi dovrò limitare a leggere i vostri comunicati, oppure magari ci sentiremo ancora nei prossimi giorni per affrontare la situazione più nel dettaglio. Bene, quindi ho già l'approvazione. Intanto ringrazio moltissimo davvero il vicepresidente di Emergency Alessandro Bertani, grazie davvero e alla prossima. Grazie a voi, a presto.